Una pompa di benzina su tre, fra quelle ispezionate, era fuori legge. Questa volta a scoprire gli illeciti è stata la Guardia di Finanza, che ha controllato 800 distributori stradali di carburante in tutta Italia. Dalle verifiche effettuate sono emerse 230 irregolarità, pari al 28% dei distributori ispezionati. Di certo non manca ingegno e fantasia da parte di chi tenta di imbrogliare gli automobilisti. In particolare, le truffe scoperte, soprattutto in Campania e nel Lazio, hanno riguardato la sostituzione delle schede elettroniche contenute nei display che indicano i litri erogati, con altre schede modificate ad hoc. In pratica viene visualizzato un importo per litro, ma alla fine nel serbatoio vengono riversati meno litri di quelli indicati. A questo si sono aggiunte poi la classica alterazione delle pistole erogatrici e la contraffazione dei piombini, ovvero dei sigilli apposti agli impianti per impedirne l'alterazione. Non solo manomissioni, ma anche la promessa di risparmiare. In alcuni casi gli agenti hanno potuto anche verificare il ricorso alla pubblicità ingannevole, uno specchietto per le allodole che invogliava gli automobilisti a fermarsi a fare benzina, con il miraggio di un super risparmio che invece nasconde un raggiro. Da tempo l'attività investigativa stava selezionando i distributori sospetti, grazie anche alle segnalazioni da parte degli utenti che avevano avuto la sensazione, se non la convinzione, di essere stati truffati. E mentre continuano le verifiche in tutta Italia da parte della finanza, al momento sono state sequestrate 93 colonnine, 449 pistole erogatrici e 780.000 litri di carburante. In tutto 33 i responsabili denunciati alle procure della Repubblica, i quali rischiano fino a 2 anni di reclusione ed una multa che può arrivare a 2.000 euro nel caso in cui abbiano erogato meno carburante di quello previsto o non miscelato a norma di legge, mentre sono previste sanzioni amministrative per gli esercenti che hanno fatto ricorso alla pubblicità ingannevole, multe che si aggirano intorno ai 500 euro a seconda dei casi.